si è svolto nell'elegante location di Palazzo Malvini Malvezzi a Matera il secondo degli eventi finali di promozione del progetto Rete Siti UNESCO, elaborato dall'Associazione Patrimoni del Sud. Finanziato dal Ministero del Turismo, è nato per creare una rete tra 15 territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO. Rete Siti UNESCO ha l'obiettivo di creare una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO. Per promuovere, a partire dalla capacità attrattiva di tali siti e attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, l'insieme delle rispettive risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. L'obiettivo è dare vita ad un'offerta turistica unica e integrata dei siti UNESCO per accrescerne i flussi turistici e promuoverli a vere e proprie leve per lo sviluppo di tutta l'area. Tra i concetti base del progetto, dunque, è dare visibilità ai territori, implementare la sinergia tra gli enti locali, far sì che ciascun sito possa fungere da attrattore per gli altri. 5. Le regioni del Sud Italia coinvolte: Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. I partner di progetto invece sono 15, tutti enti locali del Meridione. Le province di Matera, Capofila, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Foggia, Salerno. Le città metropolitane di Bari e Palermo, i liberi consorzi comunali di Enna e Siracusa, i comuni di Alberobello, Barumini, Benevento, Matera, Monte Sant'Angelo e Noto. La provincia di Matera e Capofila, insieme ai partner che sono qui, una parte presente e che ringrazio per la loro presenza, un momento importante per fare rete. L'obiettivo è quello di far sì che le bellezze dei singoli territori possano rappresentare un valore aggiunto anche per ogni territorio. Un sito tira l'altro, questo è il motto che abbiamo configurato, che abbiamo pensato per poter far sì che si possa fare sempre più valorizzazione dei territori coinvolgendo il tessuto imprenditoriale dei vari territori in modo tale da poter ampliare anche l'offerta da un lato, ma migliorare anche i servizi, cercando di dare, diciamo, un'offerta ai nostri turisti migliore e maggiore. Dicevamo prima proprio col sindaco di Matera, l'obiettivo è quello di coinvolgere tutte e 31 i comuni della provincia nel creare, diciamo, per far sì che le singolarità di ogni comune possano rappresentare un valore aggiunto, una forza per tutti. Grandi elogi alla provincia di Matera e all'Associazione Patrimoni del Sud per questa bellissima collaborazione, appunto, della rete Siti UNESCO. La città di Matera è ovviamente lieta di essere, insomma, protagonista interna a questo progetto, a questa rete. Nel concreto, 15 territori con, appunto, Siti UNESCO, 5 regioni, e la possibilità di immaginare delle collaborazioni su un tema molto importante che è quello della comunicazione. Un sito, un'app che permette attraverso, appunto, Patrimoni del Sud già da subito di essere scaricata e iniziare un viaggio esperienziale non solo per, diciamo, le bellezze monumentali, artistiche e culturali, ma anche quelle attrattive enogastronomiche dei territori.